to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. Che vanno di moda le feste, si sa, ormai è così, va bene. Ma guarda, non ho neanche festeggiato, 46 anni, in due palle. No, ma dico di veri, dai. 46? Ah, 46, no, no, è vero. Li ho compiuti, basta. Bene. Allora, come te, tra l'altro. Io ancora devo compiere. Hai visto però Umberto Eco che spesso che è? Sarà il peso della cultura. Tu dici, abbia noi non corriamo rischi. Una putrella, noi eh? Noi non corriamo rischi. Secondo me non ha neanche la spina dorsale, ha proprio quei dorsalini duri dei volumi della Treccani, tutti uno dietro l'altro. È fatto di cultura. Sì, eh? Nella classifica degli scrittori è quello fatto di calcestruzzo. Sì, è vero. Invece Sting mi sembra uno un po' più gadano. Cioè, Cadano vuol dire il contrario di Umberto Eco. Cioè, lui, il Carapace c'era da un'altra parte. Luciana, dai, su. Che fa ancora? Ma non a 46 anni, quindi... Per 6 ore consecutive. E dai, su, non hai speranza, basta. Perché lui faceva l'amore? Lui, Luciana, ma con quello che accade nel paese... Tirami su. Ma stai cadendo? Sì. No. Per 6 ore consecutive. Ma ormai non si sa più... È tutta la sera che parliamo di vero e falso, non si capisce più... Il confine. No, sai che lui faceva l'amore 6 ore consecutive, sì, ma molto capito. Tantra, dai, molto feng shui, quelle cose lì. Sì, ma con tutto quello che c'è nel paese anche tu vuoi andare su questa. Ma voglio andare perché voglio dire, è una cosa. Cioè, lasciami dire, Fabio, è una cosa naturale. Io voglio dire che va bene la lentezza, ma dopo un po' di valzer triste, mettici un po' di barcarola, mettici un po' di minuetto, dopo un po' di mazurka ci vuole, no? Sì, sì. Una roba tipo, oh, bundi bundi bundi, cura una volta, cura una volta. Una roba così. Filippa, andiamo in camerino a sperimentare. Uffa. 6 ore, facciamo 3 ore per uno, ce la sfanghiamo. E gli chiediamo se conosce anche il bunga bunga. Dai, su, smettila. Vuoi che ti spieghi cos'è il bunga bunga? No, meglio di no. No, eh? Meglio di no. Comunque non ha niente a vedere col waka waka di Shakira, no, diciamo. No, no. Allora, vogliamo fare un minuto di silenzio? Per Cassano? No, per Cassano, già no, Cassano va via. Io sono disperato. Speriamo che non lo prenda la Juve, se no è un casino. Anche ma stai scherzando, è vero. Cioè, ragazzi, ma il talento è talento. Già, quando io spacco i maroni non va bene. Ma è stato lui che li spacca da tutte le parti. Ma sì, è stato molto scortese, è stato esagerato col Presidente. Cosa ma il Presidente deve perdonare. Ha detto vaffanculo, cosa gli avrà detto? Sì, una cosa così. Presidente, ma se io dovessi mandare via lei per tutto quello che mi dice, cosa dovrei fare? Quindi, insomma, su, non è... Perdoniamolo, facciamo... Allora, diciamo, è Natale, non lo so. Natale. Non lo so, invento. Facciamo un minuto... Ma loro? Cosa sono parenti della Femaia? Sting, niente, insomma, Sting, va bene. Allora, dicevo... Fans di Sting. Sì. Vuoi fare la faccia contrita per il minuto di silenzio? No, non so perché cosa lo vuoi fai fare. Fai la faccia contrita, che bella da pirla. Ma allora, un minuto di silenzio perché è morto il Polpo. Chi? Pol. Quello dei mondiali. Ma ho letto che non è vero. È preso un colpo al Polpo Pol. Secondo me però non è detto. Può anche essere che Giacobbo ci spieghi che non è così. Guarda. Ma no, è morto. Sono andata a dargli da mangiare. Ma è mortissimo? L'hanno trovato col testolino su una tigna e un tentacolo su un pezzo di corallo. Così. Adesso non so come l'abbiano tumulato. Non lo so. Se con le olive o le patate. O se in umido. Un'insalata, insomma. Fatto sta che pare che Bruno Vespa... Sì. Di nuovo. Abbia già preparato il plastico dell'acquario. Attenzione. E anche. Ha anche messo in giro la voce. Sì. Che in realtà quando sono arrivati lui era già fatto il vapore, capisci? Qualcuno era già intervenuto prima perché hanno trovato. Questa è satira, questa è satira, lo dico l'interessato. Ma no, si dicono minchiate. Sì, non è una notizia che potevo smentire, è satira. La serata delle minchiate. Oh, come bene. Quella che ha detto Buttiglione. Cosa è successo? Non so se hai sentito, ma questa settimana Rocco Buttiglione, Rocky Horror. Sì. In una trasmissione radiofonica, oddio. Stai attenta che cade. Ha detto. Sì. Ha detto che essere gay è come non pagare le tasse. Cioè? Vogliamo fare un minuto di silenzio? Ma no, come per il Polpo Pol. Ma cosa vuol dire? C'è un reato? Cosa vuol dire? Sì, è una cosa brutta, come non pagare le tasse. No, non pagare le tasse è un reato. Vogliamo far partire una pernacchia laica, qualcosa? No, adesso ragioniamo. Butti, cortesemente,
Ma questi qua che ci comandano, noi li paghiamo, ma ci rendi conto? Adesso, no, perché lui ha detto che essere gay è oggettivamente sbagliato. Ecco, questo ha detto, bravo. Oggettivamente sbagliato. Come non pagare le tasse, sì, non dare i soldi ai poveri e l'adulterio. Sì, però di buono c'è che è coerente, cioè lo dice da sempre. Quindi, sì, ma no, dice delle minchiate, sì, da ma, sempre. No, sì, voglio dire... No, no, scusami, dico, attenzione, no, dai, mettiamo i puntini sulle i. Vabbè, diciamo... Scusami, sì, allora è anche una cosa oggettivamente sbagliata, fare i rutti senza mettersi la mano davanti, quello, sì, sì, mettere certo il parmigiano sulla pasta le vongole, grattarsi gli amici di Maria quando sei in ascensore. È tutto. Cioè, cosa c'è di oggettivamente sbagliato nella vita? Fazio. Di oggettivamente... probabilmente no, ma fazio. Ma perché? Ma guarda, intanto voi non lo sentite, ma... Guarda, no, non dire così. Sa di incenso no, vecchio. E poi, purtroppo, è nato senza culo. Adesso voi a casa anche non lo vedete, ma sulla sedia c'è un è perno. È il centenario, e lui si adagia, è il centenario di queste battute. Non no, se ne può più. Non se ne può più, cioè. No, ma capisci, ma Bottiglione Rocco non si freddi, ma ti rendi conto di cosa dici? Ma cosa vuol dire che essere gay è come non pagare le tasse? Sì. Non pagare le tasse è reato. Si dai lei la bottiglia, ma li pagano per dire puttanate, Luciana, sti politici? Basta, ma fanno un giuramento all'inizio, giuro di dire una puttanata al mese almeno 100 a legislatura. Ma scusami. Allora, andiamo avanti. Attenta, ma... guarda che oggi non sei in condizioni. Ma cosa c'entra poi? Guarda che poi sei nuda. Ma poi è un discorso che non quaglia. Cioè, è come dire che, non so, l'Everest è il monte più alto e Parigi è la capitale della Francia. Non c'è il nesso, capisci, no? Sì, però Bottiglione è un filosofo. E da quando è iniziato ad entrare in politica che dice delle cose senza senso? Ma che com'è possibile? Sì, cioè, quando iniziano a fare politica fanno dei discorsi a pera, gli si atrofizza la cuticagna. Ti giuro che abbiamo capito. Ecco, questo... no, no, lo voglio dire sì, perché oltretutto, sì, cioè, pensa, Einstein, secondo me, se fosse entrato in politica anche lui avrebbe cominciato a dire coglionate. Ma chi lo sa, magari no. No, no, voglio dire una cosa seria, attenzione, non c'è niente di più oggettivamente... di più soggetti, hai paura che si apra qua Alibaba. Alibaba. No. Noi siamo come fratello e sorella, però insomma. Ma se c'è una cosa soggettiva è il sesso, cioè non c'è niente di più soggettivi del sesso. No, ha sempre Bottiglione. No, non c'è niente di più soggettivo di quello, cioè il montaggio via via diverso, non è come un comodino dell'IKEA che ci sono le istruzioni. L'incastro è via via diverso. Ciascuno fa quello che vuole. Walter e Yolanda, oppure può anche essere Walter Ugo. Lucia. Hai capito la metafora? So che il sesso non è il tuo ramo, però. Però persino io ho capito. No, perché se i politici cominciano a dire delle boiate, poi si instaura un clima di odio. Cosa? È pietosa, la storia è pietosa, ma è purtroppo una certa età prende così. Ecco. Ridono per la battuta. No, senti, sì, ho la scella... Vai avanti, su, ma cosa abbiamo... C'è la Gabanelli che aspetta, che guarda. No, dicevo, ci guarda la Gabanelli. Dicevo, no, che perché se si continuano a dire boiate, si installa un clima così di odio, che poi non ci dobbiamo stupire se la gente aspetta fuori Capezzone e gli tira una papagna sul naso. Non so se avete sentito. Ho sentito, sì, per quello. Ma è una brutta cosa, povero... Oggettivamente è una bruttissima cosa. Questa è oggettivamente una brutta cosa. L'hanno aspettato fuori dalla sede. Sì, ho capito, interrompimi ancora. Ora, no, perché oggettivamente è una brutta cosa. L'hanno aspettato fuori dalla sede del PDL e gli hanno dato una papagna sul naso. Gli hanno fatto un capezzone così, due. Comunque adesso sta bene perché l'abbiamo visto su tutti i TG. Sì, per fortuna sta bene. Tra l'altro, e secondo me è stato anche uno molto onesto, perché io mi immaginavo di vederlo con l'occhio nero come con Fu Panda, così. No, invece non... E invece sembra appena uscito dal barbiere. Non ha esagerato. No, no, non si è neanche messo una mano di ombretto, è stato onesto, quindi io... anche se non l'ha preso quasi mai io invece esprimo tutta la mia solidarietà e propongo uno scudo pro Capezzone. E io per solidarietà do due pugni a te, non so, faccio la cosa, so cosa no, posso. E anche uno scudo per le nostre orecchie tutte le volte che parla. Bene, ecco, perfetto. Credo che fosse un complimento, credo che fosse un complimento. Bene, ferma. Tra l'altro il pugno gliel'ha tirato quando lui era zitto, quindi non c'era neanche il motivo, per dire. Sì. Vabbè. Allora, ecco, veniamo alla ultima notizia. Oh. Quanto abbiamo? 4 minuti. Allora, Poi c'è Report, il mare nero, si intitola la puntata di questa sera. Sempre cose positive. Petroli e fondali marini. Ecco, vabbè, bene. Allora,
A parlare della BP? Del tappo? Non lo so, adesso devo guardare, immagino di sì. Allora, no, la notizia è la seguente. Sì. La notizia proprio balenga, sì. La notizia su Racessi, sì. L'idraulica liquida. Sì. Allora, è in uscita il nuovo libro di Bruno Vespa. Sì, di nuovo, guarda, ho già fatto la smentita all'inizio, cioè ancora questa cosa, dimmi, allora. Come, non esce il libro di Bruno Vespa? No, esce. È sì. In allegato i plastici famosi. Sì, no, non è vero. Erbano, Viligura, Vetrana. Ma non è vero. Su. No, vabbè, ma non è di questo di cui volevo parlare, ma bensì di un'ordinanza comunale fatta dalla sindachessa di Genova, Marta Vincenzi. Cosa ha fatto? Un'ordinanza che riguarda le prostitute. Allora, forse tu non sai, Fabio, sì. Ma le prostitute a Genova... Beh, mi metto anche la coperta. Ma così. Sì, perché poi tutto l'indomani mi chiamano e dovevi pensarci, eri tu, sempre io sono responsabile suo. Sì, ma cosa dicono? Dicono che siamo... Che si vede proprio l'ecosistema. Sì, sì. Dicono... L'ombelico del mondo. All'incirca quello, l'ombelico del mondo. Hai visto? Sì, ho visto, ma lì è roba rifatta, va bene. Le invece le cose, ecco, le filippe. Non sono rifatte, bene, smettetela, se dovessi rifarmi, guarda, dovrei iniziare proprio da qui. No, allora, dire così. No, dicevo, delle prostitute sì. Di Genova, perché pare che le prostitute a Genova vadano come il pane. Dove? A Genova. Ah no, pensavo in e giro. Anche in giro, ma a Genova soprattutto. E i quartieri, sì. I quartieri, beh, i quartieri dove il sole del buon Dio non verso raggi. Non raggi. Quello lì. Tipo Cornigliano e San Pier d'Arena, sì, ci siano così tante dispensatrici di Yolanda a pagamento da intranciare il traffico. Non lo so come mai, perché... Ma cos'è? Tu lo sai che sei in Liguria? No, non lo so. Ma fanno gli sconti in Liguria, ma non lo perché so, voi non, siete non, di braccino non, corto? Non lo so, se vuoi chiedo, ma non lo so. Prendi tre, paghi due. No, guarda, non... Ma è perché le genovesi, quei titolari, sono di Yolanda Stretta? Non ho idea, non ho esperienza diretta. Comunque, fatto sta che allora la sindacessa ha emanato questa ordinanza comunale per mettere un po' di regole a sto casino, diciamolo pure. Allora, sì. Prima ordinanza, scusami. No, niente, figurati, una mano. È proibito alle prostitute abbigliamento indecoroso. Allora però... Allora vedi che mi vieni con me, Marta, scusami. Sì, come allora. Si deve vestire una che batte il marciapiede? In grisaglia, come Fazio? No, di grigio? Si deve vestire come la Gelmini? No. Come il tagliere, il fularino, gli occhialetti? No. Si deve vestire da suora? No. No, ma guardate le ragazze che vanno in discoteca. Sì, hanno sì. Le tette praticamente sulla testa, tirate su, e anche un laser che le illumina la topeide. Dovrebbero andare tutte in galera, Marta. No, e poi, scusami. È una fabbrica di neologismi questa ragazza. Ma perché? Poi. Una prostituta. Sì, va vestita. In realtà la divisa è quella. Ma sì, la distingue subito. Certo, quando vedi una con la minigonna di plastica rossa di vernice a fil di culo nei giorni della merla, sai che quella è una prostituta. Sì. Se no rischi di caricare in macchina la professoressa di religione di tuo figlio. Sì. Certo. No. Sì, va bene. Poi. Altra cosa proibita. Sì. Evitare il saluto allusivo. A chi? Cioè, la prostituta non deve fare il saluto allusivo. Cioè, tipo, fai un saluto allusivo? Non so, stavo chiedendoti com'è il saluto allusivo. Ciao, bello. Sono stata in più E che deve fare? Appunto, cosa deve fare? Devi dire Yolanda e Sofronia Piricchi, piacere zoccola. Le porgo i più cordiali saluti. No, perché poi... Sono anche un casino gli equivoci, sì, perché magari vedi una con lo spolverino all'incrocio e che ti dice buongiorno avvocato e tu cosa pensi? Dici ma questa la conosco o un trans? Così. Bene. Poi l'altra ordinanza no. È che non si può chiedere il prezzo, tipo contrattare. Beh, quello sì, quello cioè reato, quanto sì. Fa? Sì. Non si può chiedere. Se una prostituta o un cliente, anzi il cliente chiede quanto fa, Non si può vendere proprio. Viene proprio, multa. Bisogna fare un giro di parole. Cioè tipo scusi, sai mica dove via tromba, cortesia. Una roba così. Ma capisci che se una prostituta dovrà pur chiedere quanto fa, no? È la cosa proprio sostanziale, credo. Sì, no? Effettivamente, oggettivamente. Oggettivamente, come dice Buttiglione. E poi da ultimo sono da evitare per quelli che vanno a lucciole manovre sbagliate che possano intrecciare il traffico. Questo però anche se non vai a lucciole, voglio quello dire, sì, perché per quello sempre, strada. Perché se non vai a puttane cosa puoi? Vuoi andare con la macchina su due ruote come Ole Artogni? Col vigile.
il vigile che ti ferma e fa... Mi scusi, ma lei sta sgommando col culo sul marciapiede? Sta mica andando a puttana? No, 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 io sono solo ubriaco, ho fumato uno spinella, mi piace buttare giù i bidoni. Ah, allora, circolare! Circolare, vada giù! Luciano Littizzetto!